Ciao a tutti carissimi e benvenuti su Digital Best. Sono stato incuriosito da questa videocamera di sorveglianza che vedete qui e che ho trovato su Amazon e così ho deciso di prenderla per fare un unboxing sul canale e presentarvi le sue caratteristiche. Insieme alla videocamera ho preso un suo accessorio molto interessante, questo pannello solare che vedete qui e che permette di alimentare la videocamera tramite appunto i raggi solari. Come al solito trovate tutti i link utili in descrizione per approfondire ed eventualmente acquistare questi prodotti, ma adesso bando alle ciance e partiamo col video. Allora, questo è il modello Reolink Argus 2, una videocamera di sorveglianza di fascia medio-alta per quanto riguarda il mercato consumer, che viene venduta a un prezzo di circa 130-140 euro. Partiamo quindi con l'unboxing di questa videocamera e intanto vi spiego le sue caratteristiche e come mi sono trovato a utilizzarla. Allora, apriamo la confezione sempre sotto vuoto spinto, eccola qui. Troviamo naturalmente vari libretti di istruzione contenuti in questa confezione. E qui vediamo subito la videocamera e devo dire che alla prima vista e anche prendendola in mano si capisce subito di avere a che fare con un prodotto di qualità. Infatti anche senza la batteria il suo peso è abbastanza consistente. Qui davanti, come vedete, c'è ancora una pellicola protettiva, qua c'è uno sportellino di gomma dove ci sono alcune porte, in realtà c'è una porta che è quella per la scheda micro SD che può supportare fino a un massimo di 64 GB, invece qui abbiamo il pulsante per resettare la videocamera. Possiede anche dei sensori di movimento in questa parte e anche dei LED per la visione notturna e al buio. È totalmente libera da cavi e la sua batteria, che troviamo qui, è da 5200 mAh, quindi un'ottima capacità che garantisce una grande autonomia per questa videocamera. La batteria si inserisce semplicemente in questo modo, quindi ad incastro, ecco qui, e su questa parte troviamo uno sportellino sempre di gomma impermeabile, dove va collegato poi il cavo micro USB che troviamo sempre negli accessori per ricaricare la batteria, e sarà il posto dove andremo eventualmente anche a connettere il pannello solare di cui vi ho accennato prima. Ha anche un sensore per la luminosità, quindi in questo modo riesce a far scattare, diciamo, la modalità notturna in automatico. Se infatti vado a coprire la videocamera, quindi vado a simulare il buio, come vedete si accendono i LED per la visione notturna. C'è proprio all'interno un micro interruttore che scatta e fa accendere questi LED per la visione notturna. All'interno della confezione troviamo altre cose, ad esempio questo supporto supplementare snodabile, come potete vedere. Invece la videocamera arriva già montata sul suo supporto standard, che è quello che vedete qui, dove però possiamo andare comunque a orientare la videocamera, perché è tenuta sul supporto semplicemente da una calamita. In realtà è un magnete molto forte, quindi non dobbiamo assolutamente preoccuparci di eventuali cadute o cose di questo tipo, quindi possiamo andare anche a connetterla proprio ad esempio a un soffitto in verticale con la certezza che questo magnete terrà senza problemi il peso della videocamera, e naturalmente possiamo anche in questo caso andare a cambiare l'angolazione come vogliamo. Poi, sempre all'interno della confezione, troviamo questa cuffia di gomma che va inserita diciamo sulla videocamera se dobbiamo utilizzarla all'esterno, perché questa videocamera si presta benissimo sia per la videosorveglianza interna che per quella esterna. E in questo caso abbiamo una certificazione IP65 per quanto riguarda l'impermeabilità di questa camera, quindi resiste tranquillamente alla pioggia, a patto che però montiate anche questa cuffietta di gomma impermeabile. Poi abbiamo soliti cavi di ricarica per ricaricare la batteria.
qui abbiamo una fascetta per legarla in qualche modo, abbiamo dei tasselli, insomma vari strumenti per fissare e mantenere la videocamera. Allora, ho messo da parte tutti gli accessori della videocamera perché adesso voglio provare a fare una connessione della videocamera con il telefono tramite appunto l'applicazione della Reolink e poi anche connettere la videocamera alla rete wifi di casa. E connettendo la videocamera alla rete wifi, praticamente tramite l'applicazione possiamo utilizzare e visionare le immagini riprese dalla videocamera da qualsiasi punto del mondo, a patto di essere naturalmente connessi a internet. Ho lanciato in questo momento l'applicazione tramite il pulsante più qui in alto a destra, gli vado a dire che voglio aggiungere un nuovo profilo di una videocamera. Mi chiede di scansionare un codice QR che trovo qui sul retro della videocamera. Ecco che l'ha preso. Gli vado a dire che voglio connetterla tramite il wifi, ma potrei anche fare un accesso diretto alla videocamera, però in questo caso sarei confinato, diciamo, alla distanza del wifi. Quindi proseguiamo e qui mi chiede di inserire la password del wifi. Ecco qui, ho inserito la password e adesso praticamente devo far scansionare questo codice QR sul telefono dalla videocamera stessa, quindi mi dice di tenerla a 20 cm circa. Dovrebbe darmi la conferma vocale, quindi dovrebbe darmi, diciamo, un segnale di... Scan succeeded. Camera is connecting to your router. Please wait. Ok, ha scansionato con successo... capito, ha scansionato... Continuano a parlare, credibile. Allora, scansione effettuata. Connessione wifi riuscita, in collegamento. E adesso il collegamento dovrebbe esserci, ma mi chiede una password, quindi ne vado a mettere una così a caso, la prima che mi viene in mente, tanto è solo per una prova. Eccola qui, dobbiamo ripeterla due volte come di consueto. Andiamo avanti. Diamo un nome alla camera, un nome che vogliamo, ci chiede se vogliamo abilitare ora legale, diciamogli di sì, anzi diciamogli di no per non complicarci la vita, seguente e praticamente siamo a posto. Use now, quindi proviamo a utilizzare subito la videocamera e questo è il profilo, non so se riuscite a vederlo bene, questo è il profilo della videocamera che abbiamo creato. La vado a selezionare, quindi dal telefono vediamo in diretta le immagini riprese dalla videocamera e poi abbiamo tutta una serie di opzioni tra cui quella dell'interfono, quindi se clicchiamo sul pulsante parla, tocca per parlare, abbiamo la possibilità attraverso il cellulare di comunicare dall'altoparlante presente sulla videocamera. E se eventualmente è presente qualcuno in quella stanza in quel momento, può comunicare con noi attraverso il microfono presente sempre sulla videocamera. Possiamo scattare una fotografia, possiamo riprendere dei video, in questo caso verranno registrati sul telefono, ma come vi dicevo prima abbiamo la possibilità di inserire anche una scheda micro SD. Poi attraverso il suo sensore di movimento possiamo andare anche a impostare degli allarmi o anche l'inizio di una registrazione video quando appunto viene rilevato un movimento. Quindi con questa videocamera e il nostro smartphone abbiamo tutto ciò che ci serve, non abbiamo bisogno di altri accessori tipo base station ingombranti, ma semplicemente connettendo la videocamera al router di casa o dell'ufficio o del negozio abbiamo la possibilità di vedere le immagini in diretta, diciamo da qualsiasi punto del mondo, basta che ci sia una connessione internet, sul nostro telefono. Le immagini che vengono trasmesse sul telefono hanno una buona qualità, vi ricordo che sono in full HD e le recensioni che ho letto su Amazon di questa videocamera sono veramente ottime. Ma adesso passiamo all'accessorio che, se vogliamo, completa e rende ancora più versatile questa davvero buona videocamera di sorveglianza, che è il suo pannello solare compatibile appunto con il modello Reolink
che vi ho presentato. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link utili che ho selezionato per approfondire ed eventualmente acquistare questi prodotti. Allora, andiamo a fare l'unboxing anche di questo prodotto, di questo accessorio. Vediamo che troviamo sempre il blocchettino con il libretto di istruzioni. Qui c'è il pannello, eccolo qua. Tirando via la copertura scopriamo diciamo il sistema a pannelli fotovoltaici, che permette di generare energia attraverso i raggi del sole e portarla alla videocamera per caricare e tenere sempre carica la sua batteria tramite questo cavo. Qui nel mezzo c'è una filettatura che serve per avvitargli il suo supporto, che poi andremo a montare ad esempio tramite dei tasselli o delle viti dove vogliamo. Naturalmente in questo caso è consigliabile cercare una posizione per il pannello in modo che vada a catturare la maggior parte dei raggi solari durante la giornata. Quindi poi si collega alla videocamera tramite la presa che troviamo qua dietro, proprio nella batteria, semplicemente inserendo la micro USB. Anche in questo caso abbiamo un cappuccio di gomma che, diciamo, mettendolo in questo modo aumenta l'impermeabilità del tutto. Quindi un sistema veramente molto interessante questo della Reolink per questa videocamera, che già da sola ha un'ottima autonomia grazie alla batteria da 5200 mAh, ma che possiamo prolungare, non dico all'infinito, ma per moltissimo tempo grazie a questo pannello solare supplementare. Quindi trovate tutti i link utili nella descrizione di questo video e io, come al solito, vi invito a lasciare un bel like, a condividere questo video e, naturalmente, se non lo avete ancora fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, ricordandovi anche di attivare la campanella delle notifiche, così non vi perdete nessuna delle prossime novità. Un caro saluto a tutti e a prestissimo. Ciao!